sicuramente avrete notato una presenza nuova nello studio, non è mia. Adesso vi racconto perché questa culla è qui. Però prima salutiamo il dottor De Bonis, che poi ci resta male. Per la culla? No, che magari poi uno si dimentica di... No, magari, anzi, sarebbe una cosa meravigliosa. Normalmente è una cosa meravigliosa, ma se una culla è in un tribunale, probabilmente perché c'è qualcosa che non è andato al posto giusto. Esatto. Vero? E pertanto, per spiegarlo, iniziamo il processo. Perfetto, dottor De Bonis, grazie. Effettivamente Gianfranco Di Pasqua dalla regia, che sicuramente starà facendo dei dettagli, ci potrà far notare quanto questa culla sia antica e preziosa. Io non so neanche se si usano più le culle così, queste sono culle di un tempo. Ci sono ancora in giro? Piacciono? A me piacerebbe molto avere una culla così, e penso che costi anche tanto. Se c'è una culla vuol dire che c'è un bambino, se c'è un bambino vuol dire che c'è una coppia, se c'è una coppia vuol dire che c'è amore. Normalmente è così. Purtroppo oggi questa culla ha portato dolore e discordia nella famiglia dello sposo e della sposa in questione. Oggi abbiamo a verdetto finale due consuoceri, sono la signora Raffaella e il signor Gaetano, e sentiamo dalla voce di Raffaella perché siamo qui e perché c'è questa culla. Certo, buongiorno Veronica. Dunque, io sono venuta qui per chiedere alla giuria popolare di farmi dare questa somma pattuita di 10.000 euro per il pranzo nuziale che io ho anticipato per i nostri figli Francesca e Paolo. E che in totale era 20 di Francesca. Della mamma di Francesca, sì. La mamma della sposa. Della sposa, che in totale era 20.000 euro. Grazie Raffaella. E il papà dello sposo, quindi il signor Gaetano, che cosa risponde? Sono qui per non darle neanche un centesimo. Ecco, ah, fantastico. Ma signori, scusate, ma siete nonni o non siete nonni? Beh, lo scopriremo, perché è lunga la cosa, eh? Ci tenete sulle spine. La faccenda. Comunque, niente, non le do un centesimo, come ti dicevo Veronica, semplicemente perché hanno estorto un mio consenso a questo matrimonio con l'inganno. Ed io non do niente. Avvocato Codillo, si tratta di inganno, veramente? Un inganno c'è, ma non è stato posto in essere dalla mia assistita. E peraltro il consenso della controparte non è legato all'induzione in errore. Vi è stato un patto e ora l'accordo va rispettato. Grazie Avvocato Codillo. Avvocato Radogna, buongiorno. Buongiorno Veronica. Sì, è vero che l'inganno non è stato posto in essere direttamente dalla controparte, però diciamo che la controparte ha concorso in maniera determinante a che il mio assistito acconsentisse a dividere al 50% questa somma e che soprattutto si convincesse ad acconsentire a questo matrimonio quando anche non ce ne fosse bisogno, perché i ragazzi, come vedremo, sono maggiorenni. Grazie agli avvocati, salutiamo il nostro presidente di giuria, attrice, conduttrice, scrittrice, cantante, Enrica Buonaccorti. Nella tua lunga carriera hai fatto veramente tante cose. Grazie, sono contenta di essere tornata qui a verdetto finale, mi piace molto. Sei curiosa di questa faccenda della culla, immagino. Guarda, come tutti. Io pensavo che fosse la culla o di Magalli o di Pupo, quando l'ho vista così ricca. Ho immaginato Emanuele Filiberto, no, con tutti questi pizzi. Emanuele Filiberto che culla Pupo, ho pensato. Che... No. Ti prego Enrica, fammi ritornare nei ranghi, altrimenti io non riesco più ad andare avanti. Grazie infinite, Enrica, grazie giurati. Allora, la culla della discordia. Raffaella, non so da dove cominciare, sinceramente. Sì. L'inganno, ecco, partiamo dall'inganno. Diciamo che la storia è un pochino complicata, ma io inizio a spiegarti un po' com'è andata la situazione. Io sono la mamma di Francesca. E... Età dei vostri figli? 18. 18 anni, anche suo figlio ha 18 sì, anni? Sì, diciamo, sono coetanei. Ah, proprio ragazzini? Appunto, proprio ragazzini. Diciamo che... Devo stare attenta oggi a come parlo. Sì, che questi nostri figli si sono innamorati dal primo anno delle superiori. E ora sono al quinto anno, noi veniamo da una cittadina di 5.000 abitanti in provincia della Campania. E questo amore è sbocciato subito dalle scuole superiori. Un amore che è stato subito contrariato da questa figura del papà
che ha avuto sempre da ridire nei confronti di mia figlia e nei confronti della mia famiglia. Veronica, scusami, devo intervenire per forza, perché lei parla di amore alle superiori. Lei, stiamo parlando di amore, come definisce la signora, ma tra due bambini che andavano alle scuole medie, poi cioè ragazzini. Gaetano, lei, sua moglie, quando l'ha incontrata? Beh, io avevo 18 anni e... Quindi? L'ho incontrata a 18 anni e mezzo. Oh, un attimo. Io l'ho incontrata a 18 Veronica, anni e mezzo. A sto punto mi sono sposato anche... a 28, però, scusa. Mi viene anche il dubbio se gliel'hanno imposto o se l'è scelta. Non lo so questo, per il suo carattere. Va bene, comunque... Vabbè, stiamo andando parecchio indietro nel tempo. Quindi, appunto, questi due ragazzini si sono innamorati. Sì. Allora, io ho sempre osteggiato questo rapporto. Ho capito perché. Ho osteggiato questo rapporto perché innanzitutto a me non piaceva, fondamentalmente non piaceva la famiglia del ragazzo. La e signora su Raffaella. Tutti la signora Raffaella. È una storia un po' lunga perché, Veronica, devi sapere che io sono, ho un atelier di moda in questo paese, il primo, sempre, Napoli, vicino sempre Napoli, in questa provincia, in questo paese, ed è stato il primo negozio di abbigliamento nella, in zona, anche nel circondariato, tant'è vero che sono famosissimo per aver messo su questa attività. Non è l'unico, Veronica, perché l'atelier ce l'ho anche io e questo è il motivo di discordia, insomma. Siete proprio concorrenti. Ecco, allora, è un po' questo il problema di base. Qual è l'atelier più bello? Allora innanzitutto il mio si può definire un atelier, il tuo è un negozietto. Ma non cominciamo credo a dire subito. Ecco. Tant'è vero che io la mia insegna è atelier da Gaetano, tutto per la sposa, per lo sposo e per gli invitati. Ecco. Lei c'ha negozio abbigliamento da Raffaello. Insomma, credo questo che ne approfitta anche commercialmente, vedi come vedi. Articoli diversi. Diciamo che insomma abbigliamento, lui ha più roba antica, diciamo. Io c'ho roba di qualità e lei c'ha pezzi di... I suoi clienti ormai sono diventati miei clienti. Di mercatino, insomma. Perché lui ricicla roba degli anni precedenti. E diciamo che non sono soddisfatti, allora vengono da me i suoi clienti. Raccontiamo le cose utili alla storia, signori. Sì. E allora, ti spiego. Anzi, mi spiego. Questa signora, ha fatto sì, ha spinto proprio... con una mamma scellerata, a mio avviso. Cioè, Gaetano, ma che cosa dici? Si è scellerata, perché non si può spingere due ragazzini ad arrivare ad un matrimonio, cosa così importante, cosa così seria, specie oggi, Raffaella, specie oggi, con tutti questi problemi. Tu hai spinto, hai fatto quasi la spalla di questi due, ma... senza né arte né parte, due studenti che stanno ancora a scuola, non sanno neanche se continueranno, avrebbero continuato. Veronica, te la posso raccontare io, scusami? Certo. Forse un attimo, un po' di confusione. Sì, un sì. po' di confusione. I ragazzini parlavano di matrimonio, proprio perché non ce la facevano più a sopportare questo elemento che continuamente li controllava a scuola, non potevano andare a mangiare una pizza, non potevano andare a mare con gli amici. A un certo punto questi ragazzi hanno deciso di sposarsi il 20 di dicembre. Ma prima di sposarsi... Il matrimonio sarebbe stata una soluzione. Al controllo eccessivo, ecco, di Gaetano. Diciamo una... No, non è proprio così. No, ma non è si che... può pensare che due ragazzi si sposano per allontanarsi da un genitore. No, Veronica... Ma mi sembra veramente... Veronica, cercavo di interpretare il pensiero Veronica, della è il suo pensiero. Sì, sono arrivati due o tre mesi prima del matrimonio da me dicendomi che c'era un problema, tra virgolette, che c'era una gravidanza di mezzo. Ah, quindi una cosa abbastanza seria. Era incinta, Francesca era incinta, quindi pensa un po' a una doccia gelata a me, perché giustamente... 18 anni, piccolina, stavano facendo ancora gli studi, ancora non diplomati, insomma a me mi è arrivata proprio una doccia fredda, bella e buono. Però in tutto questo che cosa potevo fare? Potevo solo che aiutare due anime che si erano incontrate, no? Da mamma. Ho capito. Cosa talmente difficile oggi. Infatti la cosa cambia. Ecco. Gaetano, lei come ha preso la storia della gravidanza? Beh, innanzitutto, Veronica, io dovrei dire, una mamma che ha fatto la spalla a questo fidanzamento, dandogli questo significato così intenso a questi due ragazzini, ha fatto sì che poi sono arrivati a una gravidanza, perché io li controllavo, innanzitutto ognuno si controlla le proprie cose, io a mio figlio me lo controllo. Ma come se tuo figlio era la femmina in questa situazione, la femmina era mia figlia. Io mi controllo, insomma, voglio dire, non li controlliamo sti ragazzi e non li controlliamo, li andiamo a controllare e li controlliamo e non va bene. Comunque io come l'ho presa questa notizia e come ho reagito? Lei ha avuto una doccia fredda, io una scossa elettrica. Se lei ha una doccia fredda, io una scossa elettrica. Si è fatta afferrare per pazzo. Sì, perché la sedia dove ero seduto era diventata una sedia elettrica. La sera mi sono venuti a casa
Mi sono venuti a casa a dirmi, con quel candore che contraddistingue la figlia e mio figlio: papà, aspettiamo un bambino. Veronica, credimi, volevo morire. Se non fosse stato che mia moglie mi ha tenuto, sarei cascato a terra dalla sedia. Volevo morire. Un bambino, perché io mio figlio lo considero un bambino e una bambina, aspettavano un figlio. Stavo prendendomi un colpo apoplettico. Sì, ho capito, tu te ne vieni ma con la doccia. Ma di fronte a una notizia del genere, che cosa vuoi fare? Cosa avete che deciso vogliamo di fare? Abbiamo deciso di che cosa si può fare di fronte a una cosa del genere. Certo, potevamo pensare qualcosa di illegale. Abbiamo deciso di aiutarli. Certo, certo. E abbiamo deciso insieme di aiutarli. Abbiamo deciso insieme perché dovevamo fare tutto al 50%, cosa che lui ancora non ha messo mano alla tasca. No, perché no. Fino ad oggi ho pagato tutto io. No, cosa no, avete no. Il matrimonio si è celebrato? No, certo, sì, come no? A dicembre, 20 dicembre? Sì, a dicembre. A dicembre. A dicembre, il 20 dicembre. Che matrimonio è stato? Non mi sarete fatti mancare niente, no? No? Era una sfida, l'unica figlia femmina, se permetti, Veronica, io ho voluto dare il massimo, perché fortunatamente a noi i soldi non mancano. Quindi, voglio dire, almeno potevo fare una festa sfarzosa, Ave Maria in chiesa. È stato veramente una grande soddisfazione. Un banchetto che non finiva no, mai, non abbiamo finiva iniziato mai. Alle 2, abbiamo finito, non so, alle 10 di sera. Tipico dalle parti nostre. Sì. Sì, hanno con mangiato, suoni, cantanti. Hanno mangiato, chiedimi come era il pranzo. Mangiato divinamente. Non lo so perché avevo un rospo qua, non ho mangiato niente. No. Veronica, ma sai perché io è rimasto qua? Perché lui ancora deve tirare fuori questa cifra, perché la cifra da pagare... L'ho pagata io, l'ho anticipata io, grazie come a me. E come consuetudine paga la consuetudine, devi pagarla tu. Che io vi ho fatto raccontare dire. Fin qua questo matrimonio molto carino, molto bellino. L'inganno, la bugia. Dove perché sta? Siamo qua. Lei perché non vuole dare questi 10.000 euro del banchetto? Allora, perfetto. Che ha pagato, che ha anticipato. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare nella fase in cui... Di più io. I preparativi, di più. No, vabbè, ho dato un appartamento, va bene. Poi dopo lo spiego, però a un certo punto non mi è stato detto da lei, da questa signora, che sapeva che quella gravidanza non esisteva e non mi è stato detto. Ma non ed è un detto, inganno. Non è un inganno, è un'omissione no, di come vanno no, le cose. Sai perché? Ora ti spiego. Stai perché. Parlando col genitore del marito allora di tua figlia. Allora la io la trovo una cosa veramente. Ma non è una cosa. Gusto. Brava. Non si fa. Dunque, non si fa. Non si fa. Comunque, posso visto spiegare, che Mara, posso Raffaella, spiegare le mie ragioni che purtroppo. Mi racconti. A me è stato detto 15 giorni